Per questo concerto dedicato a Ferrara e alla devozione di Lionello d'Este, ho scelto quattro parole chiave. La prima, naturalmente, Maria, perché il repertorio mariano, come vedremo, predomina in questo programma. Poi internazionale, repertorio internazionale. Poi corte, naturalmente, e infine mottetto, il genere, uno dei generi che incontreremo in questo programma. Allora, la prima parola chiave, Maria. C'è un fiume intero di composizioni dedicate alla Madonna, alla Madre di Cristo, nella polifonia del 4-500 e naturalmente anche oltre, a continuazione di una già esuberante tradizione di poesia e di canto dedicati a Maria dal Medioevo. I compositori si dedicano a volte a testi canonici, cioè a testi che appartengono alla liturgia ufficiale della Chiesa, come nel caso delle antifone mariane più famose, Regina Cieli, Salve Regina, Alma Redemptoris Mater. Naturalmente però si dedicano anche a testi di nuova composizione, pensiamo già a tutto il repertorio della sequenza nel Medioevo, quante sequenze dedicate a Maria, e quindi quanti poi invece mottetti, ad esempio. La pietà mariana è un elemento fondamentale della spiritualità cattolica di questo periodo. Più avanti diventerà appunto distintivo a livello confessionale della pietà cattolica rispetto a quella protestante. A questa altezza nel 400 invece ovviamente è un patrimonio condiviso da tutta la cristianità dell'epoca. E questa pietà si unisce al canto soprattutto nei quelli che la musicologia anglosassone chiama i salve services, cioè delle occasioni nella serata, vespertine di preghiera, in cui ci si incontrava in una chiesa dedicata a Maria, o magari davanti, ancora meglio, radunati davanti o intorno a un'immagine mariana particolarmente venerata. Per esempio a Milano questo succedeva in Duomo alla Madonna del Pilone, per esempio. Ci si radunava, c'erano magari i membri di una confraternita, c'erano i cantori, se possibile, e cantori di polifonia. Allora, i racconti che ci parlano di queste occasioni sono un curioso mix di concreto e di spirituale, perché naturalmente servivano circostanze precise per rendere possibile questo, serviva cera per le candele per poter leggere, per poter vedere quello che era scritto nei libri, le preghiere, i canti, serviva denaro per ricompensare i cantori che dovevano prepararsi, eccetera. Dunque il canto è un po' come l'elemento che lega la concretezza, la corporeità di queste circostanze alle vette della spiritualità e dell'estetica musicale. E naturalmente a volte erano proprio le persone più autorevoli, i regnanti di una corte, a promuovere questa devozione, questa pietà nei confronti di Maria. Si può dire che quasi senza eccezione tutti i signori laici ed ecclesiastici di questo periodo a qualche titolo partecipassero di questa devozione e la promuovessero nella propria cerchia. La seconda parola chiave, internazionalità, repertorio internazionale. Il programma di questo concerto attinge a un manoscritto prodotto forse a Firenze che poi arriva a Ferrara, molto dopo a Modena, dove è tuttora conservato, ma che contiene un repertorio della tradizione franco-fiamminga e inglese. Quindi, ancora una volta, riflettiamo sulla circolazione di musiche, che circolazione che toccava e fluiva attraverso i centri più vivaci della cultura dell'epoca e naturalmente in Italia città come Ferrara lo sono a pieno titolo, luogo dove confluiscono esperienze, repertori, cantori, compositori e dove avviene qualcosa di nuovo, un'alchimia nuova spesso, un incontro di tradizioni che produce una creatività diversa. Quindi questo carattere internazionale è un elemento precipuo della musica del Rinascimento e ben rappresentato dal programma di questa sera. La terza parola chiave, corte. Il tema del rapporto tra potere e spiritualità, tra potere temporale e potere spirituale, per noi è un po' ostico, perché naturalmente poi nel corso della storia si sono sedimentati pensieri, riflessioni e problematiche diverse.
Quindi fatichiamo un po' a gestire questo binomio, ma all'epoca il modo di pensare era differente e si vedeva una stretta interconnessione fra questi due aspetti. Dunque non era strano che un signore temporale, un duca, un principe, promuovesse la cura nella liturgia, la cura nel culto e nella devozione come un elemento non solo di rappresentanza, ma anche necessario per, come si diceva all'epoca, la conservazione dello Stato. Quindi non possiamo ridurre questa promozione della musica polifonica, sacra, della musica spirituale all'epoca come un tema di invasione della politica o di pura propaganda, di pura ostentazione anche, sia del lusso che dell'autorevolezza. C'è qualcosa di più, c'è un intreccio più profondo che segnava la vita degli uomini di questo periodo storico. E arriviamo all'ultima parola chiave, mottetto. Abbiamo parlato di antifone, abbiamo parlato di mottetti e definire il genere mottetto è una cosa facile e difficile al tempo stesso. Facile perché in fondo di cosa si tratta? Di composizioni su testo latino, polifoniche, di argomento quasi sempre sacro. Ci sono eccezioni a tutte queste elementi della definizione, ma non si può andare molto più oltre, quindi è un po' un termine omnibus che raccoglie un immenso corpus prodotto a partire dal Medioevo e fino ai secoli successivi e che ha veramente un carattere, si direbbe, proteiforme. No? Non esiste una forma del mottetto, ma la forma deriva dal testo scelto, dalle circostanze per cui il brano è stato scritto, dalle scelte stilistiche del compositore. E il mottetto è un genere che si insinua negli spazi liberi della liturgia, cioè quegli spazi come ad esempio il momento dell'elevazione dell'ostia consacrata, dove non c'era una prescrizione di un testo, di una preghiera specifica nella liturgia della Chiesa, ma allora si creava un momento, uno spazio aperto all'introduzione di qualcosa di nuovo e di diverso. E altrimenti va a soddisfare tutta una serie di altre necessità in ambito paraliturgico o extraliturgico, anche nella forma del pio intrattenimento. Dunque, in questo programma sentiremo mottetti mariani, espressione di un incontro internazionale di repertorio e di cultura nella corte di Ferrara.